Come si sente Albano Bizzarri ad essere il portiere più battuto della Serie A? 60 gol al passivo, non è questo un record invidiabile per il Pescara, però sono numeri che parlano ovviamente di una squadra che è in difficoltà. Dopo personalizzare tutto sul portiere mi sembra un po' eccessivo, però... Non era una personalizzazione. No, però bueno, diciamo che è chiaro che quando succede una cosa del genere bueno, non fa piacere soprattutto al portiere che è quello che è, teoricamente soffre di più in questi casi. No? È chiaro che, bueno, che la squadra sotto questo punto di vista non è stata all'altezza, ha preso tantissimi gol e prendendo tantissimi gol è difficile di salvarti. Noi continueremo a fare il meglio, abbiamo del dovere di lottare fino alla fine, al di là di quello che vogliamo fare. Io penso che si tratta di un dovere di cercare di fare bene. E abbiamo una grande possibilità la domenica e speriamo di conquistare i tre punti che ci mantengono ancora nella lotta. No? Parliamo allora di questa gara con l'Udinese, una squadra che nell'ultimo turno ha messo in seria difficoltà la Juventus. Ha dimostrato l'ultima domenica quanto sono forte, però diciamo che noi abbiamo degli obiettivi molto chiari, nel senso abbiamo della circostanza che ci devono portare a vincere una partita per forza e la dobbiamo utilizzare perché abbiamo bisogno sì o sì di vincere la domenica, quindi non, al di là di chi sta di fronte, affronteremo una grande squadra sicuramente, però noi dobbiamo fare il nostro. Se noi riusciamo a fare il nostro, riusciamo a fare quello che abbiamo fatto con il Genova, sicuramente i risultati saranno buoni, altrimenti continueremo a perdere.